Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video di oggi vedremo carpe fatte con la nuova attrezzatura, canna, mulinello, tutto by Tubertini. Quindi mi raccomando, lasciate tanti like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Questo è un gran video, quindi si merita like. Mi raccomando, guardatevi tutto il video fino alla fine e via col video. In spalla, olino pure, apriamo la canna e andiamo a vedere se troviamo il pesce. La vista, presa, prima carpa con la optical e shad della Tubertini, colorazione rosa. Canna si comporta bene, bella piega soprattutto in punta, una bella schiena forte. Adesso pensiamo a guadinare questa carpa. Adesso scendiamo senza ammazzarci, no, scendi la corrente, brava. Canna si comporta bene, una carpetta da 1,5 kg più o meno. Bella cicciotta. In guadino. Nice. Adesso andiamo a prenderla. Prima carpetta con la optical e shad mini worm Tubertini. Colorazione rosa. Ok. Bella riossigenata. Andiamo a rilasciarla. Eccolo là che se ne ritorna in acqua, guardate come va tranquilla. Da lontano ragazzi, long shot, che bella carpa a specchio, è spettacolare quella carpa là, avete visto che bella, lancio a lunga distanza, vedevo un po' la schiena, spettacolare, veramente spettacolare. Canna bella piegata, tira, non è enorme. Bella taglia, bella cicciotta, è tutto, guardate come tiene la corrente, si sta aiutando con la corrente, cerca di tagliare il filo sulle rocce. Testiamo anche un po' la frizione di questo mulinello, direi che si comporta veramente bene, forse è meglio alleggerirla leggermente per evitare rotture. Un bel combattimento questo, veramente bello. Mulinello e canna e anche i fili si stanno comportando bene, stanno tenendo testa questa carpa in corrente. Ormai manca poco a poterla guadinare. Ha una livrea
spettacolare, particolarissima. È una specchio però con tante squame. Ecco, il mio godino là sotto. Vai, ce l'ho, è in godino. Spettacolo puro. Guardate qua che bellezza di carpa. Guardate che livrea assurda. Guardate. Facciamola riossigenare per bene. Messa a controcorrente. Sta uscendo. Eccola lì. Ok ragazzi, post pausa pranzo, sono ritornato, ricominciamo da qua. Le carpe sono tornate, il lancio bello lungo perfetto. Vediamo un po', là ci sembra essere una bella carpetta vicino alla mia esca. Non l'ha vista. Guardate là. È grossa questa, è una bella carpa. Piega. Sentite la frizione. Questa è una bella carpa. Bella carpotta, 3-4 kg. Questa. Il problema è che c'è tanta tanta erba qua per scendere. Buono, qua sembra un buon punto. Piano, piano, piano. Come vedete, quando ho mollato la tensione, lei era bella tranquilla. Piano. Calma, 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 calma. Calma. Ho ancora lo 0,18 di stamattina su. Non l'ho neanche cambiato. E un po' avrà anche grattato. Guardate, la canna è bella piegata anche. Guardate, cioè, guardate come fa a cantare questo mulinellino, questo bell'Arias. No, vuole tagliare sulle erbe, su quell'erbaio là. Entrate in erbaio, ok. L'ho fatto anche uscire. Bellissima mangiata. Gourmettino, colorazione nera. La canna sta facendo il suo lavoro. Preferisco lasciare la frizione un po' più aperta e tenerla col dito per farla lavorare un po' meno e non stressare troppo il filo. Questa ha mangiato tanto ultimamente, come vedete continua a mangiare. Bel pesce che mette, guardate come mette alla prova questa optical, questa cannina ultra leggera. Se riesce a tenere testa una bella carpa con questa, immaginate a trote. Ormai è l'ultima fase di combattimento, come vedete. Riesco ad alzargli di più la testa, però lei cerca di prendere corrente con le pinne pettorali, come vedete, impianta la testa verso il basso. Certo, adesso un aiutante che mi prendeva il guadino non era male e ha messo la testa dentro e adesso voleva farla uscire. Gran bella carpa questa, con la optical. Che bella cicciona. Sì, questa pesa, ragazzi. Pesa. Carpa stupenda con la optical,
guardate qua, presa giusta in punta, che splendore, 3-4 kg e Mugnello Arias, guardate qua. Allora ragazzi, cosa sto utilizzando per questa battuta di pesca? Per le ultime due carpe, intanto sto utilizzando la Optical 2,12 grammi, 2,20 m, abbinato al mulinello Arias della taglia 2000. Imbobinato abbiamo su un trecciato Viral dello 008 con terminale Gorilla Silver dello 018, testina da 1,8 con Amo Tubertini e TB 23, colorazione nera. Bene, riprendiamo la pescata.